E Radio Radicale, si è svolta oggi al Senato la conferenza dei capigruppo che doveva decidere il cammino di alcuni importanti provvedimenti, il decreto salva casa, il decreto sport e l'esame del decreto carceri, sul quale stamattina avrebbe dovuto riunirsi la commissione alle 10:30, però la seduta è saltata, si rivedranno oggi pomeriggio alle ore 16:30. Nel frattempo appunto si è svolta la conferenza dei capigruppo che ha fatto capire che insomma questa settimana con la fiducia verranno approvati il decreto salva casa e il decreto sport che è appena arrivato dalla Camera dei Deputati. Per quanto riguarda il decreto carceri, sono ancora in corso le trattative per il provvedimento, anche per l'esame dell'emendamento Zanettin. Critico, molto critico il Partito Democratico sul provvedimento. Il Presidente dei Deputati del PD, Francesco Boccia, invita a ritirare questo provvedimento, mentre il Presidente dei Senatori di Forza Italia, Gasparri, ha spiegato che sono ancora in corso le trattative per l'emendamento Zanettin, che riguarda appunto appunto la possibilità di far scontare altrove la pena a coloro che hanno commesso reati sotto i 4 anni. Ecco che cosa hanno detto Francesco Boccia e Maurizio Gasparri al termine della conferenza dei capigruppo e anche quello che hanno detto sugli altri provvedimenti che dovranno passare al voto del Senato questa settimana, il decreto sport e il decreto salva casa. Buon ascolto e buona visione. Il carcere andrà la prossima settimana, ovviamente lavorerà la Commissione, vedremo, noi in Commissione stiamo insistendo con i nostri subemendamenti per far cambiare idea alla maggioranza, che ha fatto un gran pasticcio, un decreto pessimo, pasticciato, ci mancavano solo i manicomi criminali, ora pare che stiano tornando indietro e noi siamo molto duri su questo e faremo una battaglia durissima. Appoggerete l'emendamento Martin, quello che diciamo svuoterebbe le carceri per chi ha commesso dei reati inferiori ai 4 anni? È alla Camera questo emendamento. No, Martin, scusi, è Zanettin, scusi, Zanettin. No, non contestiamo in pieno, un pasticcio, un provvedimento davvero disastroso, è uno dei peggiori fatti sinora. Presidente, così posso chiedere come procedete adesso in aula? C'è voto di fiducia alle 16:30, dichiarazione di voto, 18 chiama. Ovviamente abbiamo chiesto alla maggioranza di ritirare gli emendamenti, i provvedimenti controversi, se non è necessario, siccome il ministro Ciriani si sta affannando per far convertire tutti i decreti attraverso voti di fiducia, ormai hanno superato tutti i record, gli abbiamo detto che se qualche decreto non fosse convertito sarebbe solo un bene per il Paese, diciamo. Il danno è se si convertono questi decreti, ovviamente. Gli abbiamo chiesto formalmente, continueremo a farlo in aula, di ritirare il decreto carceri, che in assoluto è quello che fa più danni di tutti. Grazie. Grazie. Quindi allora, 16:30. quindi ci sarà alle 16:30 le dichiarazioni di voto, ci saranno alle 18 il voto di fiducia sul decreto sport, quello casa seguirà, lo sta esaminando la commissione e quindi domani, dopodomani sarà certamente in aula, mentre prosegue il lavoro in commissione giustizia su un importante decreto che contiene una serie di norme utili per quanto riguarda la condizione carceraria, il potenziamento dell'amministrazione, una gestione più umanitaria dell'espiazione della pena, un tema che peraltro alla Camera viene discusso in altri provvedimenti, qui al centro di un decreto. Poi il Governo in effetti ha presentato degli ulteriori emendamenti nelle ultime ore, non credo che tutti riusciranno a entrare nel decreto perché ci sono alcune questioni, penso quella delle residenze, le REMS, che hanno sostituito luoghi orribili come erano quelli che venivano chiamati addirittura manicomi criminali, già cioè il nome era inquietante, del quale si impegnò il Parlamento, su quali si impegnò il Parlamento con un'indagine conoscitiva anni fa. Lì, siccome ci sono aspetti organizzativi, l'emendamento probabilmente, come dire, non sarà varato perché c'è un aspetto anche di vigilanza, di tutela che richiede personale e quindi è solo un problema, come posso dire, di rendere pienamente efficace la norma che però tutti ritengono sia giusta perché poi abolite le strutture orrende del passato, un problema di controllo, di vigilanza in senso più umano si pone e però va gestito con qualche confronto ulteriore.
e noi siamo d'accordo su una serie di norme. Per quanto riguarda la questione, c'è nessun provvedimento svuota carceri, perché la legge Cartabia già consente una serie di provvedimenti per chi è in semilibertà, dorme in carcere e lavora fuori, e quindi rispetto alla gestione di residui di pena. Si tratta di dare anche al giudice un potere di valutazione caso per caso, quindi non c'è nessun automatismo. Abbiamo discusso, stiamo scrivendo nell'ambito della maggioranza, noi siamo favorevoli a provvedimenti che rendano omogeneo il sistema. Se la norma Cartabia ha già introdotto alcune opportunità, bisogna dare anche al giudice questa facoltà, però valutando il caso concreto, perché non è che tutti possono essere meritevoli di un trattamento diverso. Stiamo parlando di persone che già godono della semilibertà, e quindi non stiamo parlando di persone che stanno nel pieno della pena da scontare. E quindi su questo noi siamo favorevoli, insomma, a misure che sono state discusse e presentate in maniera distorta dai soliti professionisti della disinformazione, che hanno un numero di bugie pari al numero di copie che perdono nella loro diffusione, leggendo le tristi classifiche dei quotidiani. Ci sono i giornali che si ostinano a scrivere bugie e a perdere copie. Più bugie dicono, più copie perdono. L'emendamento Zanettin, che lei sappia... Sì, questo è il tema. Il tema è dare anche al giudice la possibilità di, con residui di pena fino a 4 anni di persone che sono in semilibertà, di valutare i casi e di assumere provvedimenti che già la legge Cartabia ha introdotto. Però non ne può disporre il giudice, che invece fa una valutazione se Mario Rossi ha una condotta che... C'è un accordo, che lei sappia, nella maggioranza? Questo stanno parlando al Ministro della Giustizia. Insomma, noi siamo favorevoli a questa misura, ma che vogliamo che sia ben spiegata, che non è una scarcerazione di massa. No, chi ha detto... Riguarda persone che godono già della semilibertà, e dare al giudice una possibilità di valutazione sul residuo di pena. Se poi il giudice ritiene che uno non lo meriti, non glielo dà. Lei è preoccupato per la situazione nelle carceri, quello che è successo a Gorizia? È preoccupante da sempre. Perché stanno scoppiando un sacco di... Sì, lo so, ma difatti, guardi, la situazione delle carceri si risolve in un modo solo. Siccome tutti dicono di costruire le carceri, che è una cosa giusta, più moderna, perché sono... Però ci vuole tempo. Ci vuole tempo. C'è un modo molto più rapido per attenuare la... applicare in maniera più estesa una norma che esiste dal 1990. Che consente ai detenuti tossicodipendenti, realmente accertati come tali, non chi si spaccia, in che caso di dire termine, si spaccia per tossicodipendente, già oggi con condanne fino a 6 anni si può andare agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, che non è un carcere, che è un luogo aperto, dal quale uno potrebbe in teoria anche allontanarsi, ma se uno si allontana dagli arresti domiciliari, ovviamente è come un'evasione, allora torna in carcere. Questo vale per tutti i provvedimenti di arresti domiciliari, e non c'è nemmeno il braccialetto. Questa norma esiste dal 90, è applicata in parte e consente un risparmio, perché c'è addirittura un emendamento in questo decreto che dice di ricorrere di più a questa norma e lo finanzia con 5 milioni. E non serve finanziarla, va bene questo emendamento che noi abbiamo sollecitato, ma in realtà oggi un detenuto costa 150-160 euro al giorno. In una comunità, la regione, che deve dare un rimborso, una retta a chi ospita una persona, paga tra i 50 e i 70 euro. Quindi, se una persona tossicodipendente che ha una condanna fino a 4 anni esce e va in una comunità, lo Stato, anzi il bilancio pubblico, risparmia 100 euro. Però qual è il problema? Che i soldi delle regioni stanno in un cassetto, perché sono le regioni che danno questi contributi alle comunità terapeutiche per chi sta agli arresti domiciliari, e l'amministrazione penitenziaria sta nel bilancio dello Stato. Quindi sono bilanci non connessi. Il sottosegretario Mantovano sta affrontando, perché anche la delega alle dipendenze, Mantovano, il Dipartimento di Dipendenze, questo tema, per far sì che questi aspetti, che sembrano scontati ma non sono così semplici, perché i soldi delle regioni sono delle regioni, i soldi dell'amministrazione, però sono soldi dei cittadini alla fine. Oggi un detenuto che si adesso domiciliare in una comunità costa un terzo, e sta meglio, perché comunque non sta in un carcere. Poi c'è una verifica di carattere psicologico, di carattere sanitario, ed è una norma che esiste, ma che se fosse applicata, io credo che 5-6 mila persone ne potrebbero avere, ma vado proprio a spanne, perché abbiamo 60.000 detenuti, quindi diciamo, poi c'è il tetto dei 6 anni ovviamente, no? Però entro i 6 anni ci rientrano condanne importanti. Potrebbero uscire alcune migliaia di persone che renderebbero la situazione più via, e qua non c'è bisogno né di costruire, cosa auspicabile, ma ahimè costosa e necessaria di tempi, carceri più moderni, né di fare sconti, norme nuove. La norma già c'è. In questo decreto ci sono delle norme che tendono a facilitare l'applicazione di questa norma, anche stanziando delle cifre, ma in realtà questo è un meccanismo virtuoso.
solo che i bilanci delle regioni sono una cosa e poi c'è un altro problema che nessuno conosce: un tossicodipendente di turno vuole andare in una comunità in Piemonte perché si fida di quella comunità e casomai è di Potenza. Le regioni non sono abilitate a dare il rimborso extra dal loro territorio, ma è anche comprensibile, però per la sanità questo avviene se un cittadino si va a curare da un'altra parte. Quindi il governo, anche stimolato molto dalle proposte che io, Zanettin e Sista abbiamo avanzato, sta lavorando per migliorare questi meccanismi che consentirebbero un'uscita virtuosa, però, perché vai comunque in un posto a fare un percorso fuori dal carcere, lavorando, stando libero, poi se ti sottrai agli arresti domiciliari hai fatto una scelta negativa e allora se ti prendono ti riportano in carcere. Mi scusi, quindi questo provvedimento è atteso in aula per la prossima settimana? Sì, certo. Sarà l'ennesima fiducia? Oppure... Sì, penso di sì, immagino di sì, ma queste le fiducie le hanno messe tutte, anche quelli che se ne lamentano. Si lamentano delle fiducie che votano dopo aver moltiplicato le fiducie che hanno messo. È soddisfatto per il salva casa che parte da una vostra iniziativa, da un DD? La rigenerazione urbana, quello è un disegno di legge a parte, salva casa va benissimo, il disegno di legge sulla rigenerazione urbana di cui il relatore Rosso ha una prospettiva più ampia sul patrimonio edilizio, ma il salvacasa va benissimo. Solo una precisazione, il salvacasa quindi arriva domani in aula? Penso di sì, dipende quando finiscono in commissione, andate fuori dalla commissione e ce lo direte. Per quello sullo sport è soddisfatto della norma che era stata trovata sull'articolo 2 alla Camera, sul ruolo della... Non mi sono qua da sera perché sono romanista e quindi sono demoralizzato dai risultati della squadra, non ho approfondito. Poi ho due presidenti del mio gruppo, Lotito e Galliani, li offenderei se mi intromettessi. Sono l'unico presidente di gruppo che ha due presidenti di gruppo, quindi non può entrare in rotta di collisione con loro. No. Poi uno è della Lazio. No, ma guardi, aspetto una cosa, questa la scriva. L'allenatore dell'Inghilterra si è dimesso ed è arrivato in finale. Southgate, giusto? Cancello del Sud, si chiama così. Ma Spalletti perché non ha avuto la stessa dignità? Così vi do una notizia che lui si arrabbia. Spalletti se ne deve andare. Io se avessi fatto un emendamento... era questo. Cambiate ma non si può fare un emendamento, è inammissibile, è inammissibile, so, perché riguarda Però c'è l'articolo 21 della Costituzione. Quindi io ai sensi dell'articolo 21, questa la ripeto, io se avessi presentato un emendamento era per sostituire Spalletti, sarebbe stato dichiarato inammissibile perché lo so, però siccome c'è l'articolo 21 della Costituzione nessuno mi impedisce di dire che l'allenatore dell'Inghilterra che è andato in finale, che è stato bravo, si è dimesso. Southgate, giusto? Pronunciamolo bene, cancello del Sud, così sì. Mentre Spalletti sta ancora lì. Quindi quello era un emendamento improponibile, però Spalletti, e vattene via. Va bene. Ok, grazie Presidente. L'unico mio... Certo.